Quattro canti di Palermo di Giuseppe Di Piazza, un romanzo, potrei dire tra pubblico e privato, che è stato tradotto anche in inglese, che viene presentato qui al Calandra Institute oggi. È un romanzo che io ho definito anche di faction, un misto di facts and fiction. Facts perché ci sono molti fatti della mia vita dentro. Io ho fatto giornalista, mi sono occupato di mafia per tanti anni e lì sono i miei anni iniziali, in una Palermo molto complicata, quella di fine anni 70, primi anni 80. Fiction perché poi tutto questo diventa fiction, diventa un romanzo d'avventura, di storie d'amore, di storie di morte. La raccontiamo in poche parole questa Palermo. Il mio romanzo è ambientato in una Palermo molto particolare, drammatica, che è quella della fine degli anni 70 e dei primi anni 80, durante i quali furono combattute guerre terrificanti dentro la mafia e la mafia contro lo Stato, in cui i corleonesi guidati da Totò Riina presero il sopravvento sulle vecchie famiglie mafiose per il controllo internazionale del traffico degli stupefacenti. In questa guerra fu travolto anche lo Stato, fino ad arrivare al generale Dalla Chiesa, che poi fu l'omicidio più famoso che scosse le coscienze italiane. E il protagonista è un giovane giornalista abbastanza autobiografico. Era molto difficile stare in quell'equilibrio per noi giovani palermitani, perché poi per quel lavoro che io facevo, io ero incaricato di coprire insieme a tanti altri colleghi proprio il massacro mafioso, quindi avevo una giornata che era piena di cadaveri, piena di morte. E poi la sera ci rifugiavamo in un privato che invece doveva compensare questa tragedia, quindi molto dolce anche. Il titolo è I Quattro Canti di Palermo, che è l'incrocio principale della vecchia città, della città araba, ma significa anche quasi quattro canzoni dolenti della città. Sono quattro storie che il mio protagonista attraversa, con il candore di un ventenne che ci mette tutta l'anima a fare il suo lavoro di reporter. E sono quattro storie che hanno come protagoniste, ognuna a suo modo, quattro donne diverse fra loro, una più adulta, una più giovane, una fidanzatina. Io affido alle donne diciamo, un ruolo salvifico, poi, ma è nella mia vita che hanno sempre avuto questo ruolo. Cioè io ritengo che le donne siano il cardine del mio pensiero poi. Dentro il romanzo le donne hanno questo ruolo, hanno un ruolo di essere lo specchio della verità, sempre, ognuna a modo loro. Quanto secondo te è importante raccontare sotto la tua luce questo periodo ai giovani? Parlo con un sacco di ragazzi che sono nati nei giorni in cui io racconto quelle cose, nati all'inizio degli anni Ottanta. Non hanno idea di che cosa fosse. Forse la nostra Italia, ma sicuramente la Sicilia, la terribile Sicilia di quegli anni. Io ho voluto rendere omaggio a una generazione, che è una generazione poi di amici, di colleghi, di persone molto per bene, che molti hanno perso la vita di loro in quegli anni. E ho voluto rendere omaggio, forse mischiando quelle due cose che dicevo, i fatti e la fiction, mischiandoli, ma con un fondo di verità molto, molto forte. Ultima mia curiosità, le copertine, così differenti. Sai Sì. dire perché? La prima, certo, la prima copertina, quella dell'edizione italiana, è una copertina che ho realizzato io. La foto è una foto di Ferdinando Scianna, che è uno dei più grandi fotografi italiani. Ritrae Marpessa, una grandissima modella, è una foto dell'84, mi pare. Avevo dato un taglio molto più romantico, molto più femminile al romanzo. Nella versione americana, la mia publisher, Judith Gurevich, ha affidato il lavoro a una bravissima grafica newyorkese che ha trovato questa sintesi, che secondo me è bellissima per altri motivi. È un romanzo molto emotivo così, cioè emotivo perché parla di crimine e di santità, cioè forse ci sono due cose che entrambe ricordano una Sicilia leggendaria. Potremmo Potremmo pubblicarli entrambi negli Stati Uniti. Grazie.